Il titolo della lezione di oggi è Assonometria ortogonale diretta di coniche e quadriche. Vediamo gli argomenti che andremo ad affrontare. Cono, sfera, sezioni piane, intersezioni, smussi, raccordi, cavità, cavità passanti e aggregazioni. Vediamo subito. Proiezione e sezione di un cono, appartenenza di P a cono, punti notevoli della sezione, contorno apparente da V infinito e da P, coassialità e simmetria. Bene, è una lezione un po' corposa in cui appunto parleremo di cono, di sfera, di coniche, di quadriche che sono molto, molto applicate nelle costruzioni, per cui richiedo tutta la vostra attenzione e soprattutto mi piacerebbe ecco, che disegnaste insieme a me. E vediamo subito in figura la proiezione di un cono. Abbiamo visto, già sapete benissimo, costruire un'ellisse per cui qua abbiamo il diametro maggiore e l'asse maggiore e l'asse minore. Per rappresentare un cono in assonometria basta riportare l'altezza. Per cui se noi da qui andiamo a disegnare la parallela alla direzione delle z ribaltate, quindi questa è la z ribaltata, e immaginiamo che questa sia la nostra h ribaltata, la proiettiamo e otteniamo la h', quindi qui c'è il nostro punto vertice. Io ancora il cono non l'ho disegnato, ho il vertice e ho l'asse maggiore e l'asse minore. Per disegnare il cono è necessario condurre dal punto V, vertice, le tangenti all'ellisse. Per fare questo non è necessario disegnare l'ellisse, è un procedimento un po' anomalo, nel senso che noi senza avere la conica di base proviamo a disegnare quello che è il cono. In realtà non si prova, si disegna, e la conica si disegna successivamente. Ma perché ricorro a questo artificio? Perché se noi ricaviamo i punti con delle costruzioni senza appoggiarci alla costruzione di un'ellisse che può riportare delle imprecisioni, siamo sicuri del risultato che abbiamo ottenuto. E quindi guardando la figura, se io vado a ricavare l'altezza, quindi V star, in vera forma e grandezza, che quindi è questa qui che avevamo anche qua, da questo punto V io conduco le tangenti alla circonferenza. Quindi se questa è la circonferenza ribaltata, ricordiamoci che V' è asse maggiore e rimane in vera forma e grandezza, allora le tangenti da un punto alla circonferenza sono semplicissime, intercettiamo questo punto. Questo punto ha il suo corrispondente, sempre queste sono le nostre costruzioni omologiche, ecco, questo punto ha il suo corrispondente, incontrandolo su questo che è il prolungamento dell'asse maggiore che rappresenta l'asse di omologia, questo punto di qui si ricongiunge con C' e otteniamo sulla direzione relativa ai punti corrispondenti, otteniamo questo punto di qua che ho ottenuto con precisione. Questo è un punto dell'ellisse ed è il punto di tangenza da V'. Analogamente, sulla stessa direzione simmetricamente si trova l'altro e quindi possiamo condurre le tangenti dal punto V', unendo V' con questi punti appena trovati, e l'ellisse la possiamo disegnare anche in un secondo momento. Siamo sicuri che quei punti di tangenza sono assolutamente corretti. Ecco che quindi questo è il contorno apparente del cono visto da un V infinito. E questa è la proiezione del nostro cono. Se andiamo avanti e prendiamo un'altra figura, vediamo come si ricava la sezione di un cono. Guardando la figura abbiamo un cono già disegnato, è un piano definito dalla traccia su T' su XY, quindi T' di alfa di XY ed il punto P'. Avevamo fatto lo stesso esercizio anche con il cilindro e la metodologia non cambia assolutamente. In quel caso, se vi ricordate, avevamo considerato i punti, i cosiddetti punti notevoli della sezione. I punti notevoli, come ho detto, sono dei punti significativi che aiutano a trovare subito l'ellisse di sezione con estrema facilità. Anche lì abbiamo trovato la direzione coniugata alla traccia, esattamente nello stesso modo si procede nel caso del cono. Quindi vediamo la figura e allora parallelamente alla traccia del piano io conduco dal vertice questa parallela, ritrovo qui il punto sull'ellisse il cui corrispondente sulla circonferenza, se questa è la circonferenza ribaltata sarà questo, considero
questo congiungo, quindi considero questa direzione tra il punto ritrovato e il centro della circonferenza e questa è la mia direzione, se questa è una direzione a primo, questa è la direzione a ribaltato, la sua ortogonale è esattamente la direzione ortogonale all'a ribaltato e questa che è la b ribaltato, quindi ricavo con facilità sull'ellisse la b' che è la direzione coniugata alla a'. Questa è la B'. Quindi questa di qui, che è la direzione coniugata, adesso cosa abbiamo fatto per il cilindro? Abbiamo considerato il piano che conteneva anche il punto P'. Quindi, toccando l'asse di omologia, anche questa retta, possiamo dire, questa retta che passa per P' di XY, tocca l'asse di omologia, la sua corrispondente passa per P', e individuiamo, questa volta le generatrici sono oblique e non sono rette come nel caso del cilindro, quindi individuiamo su questa generatrice, individuiamo questo punto di intersezione e su questa generatrice individuiamo questo altro punto di intersezione. Questo è il punto più basso, questo è il punto più alto. Come sono le tangenti? Le tangenti in questi due punti sono parallele alla traccia del piano. Quindi ritornando in figura abbiamo che le tangenti in questi due punti sono questi. Poi, nel caso del cilindro, quali altri punti abbiamo trovato? Abbiamo trovato i punti di contatto della sezione col contorno apparente. Anche qui si fa la stessa identica cosa, considerando che i punti di contatto in questo caso non sono più quelli sull'asse maggiore, ma sono quelli che abbiamo ricavato un momento fa nell'esercizio precedente. Quindi, ritornando alla figura, abbiamo che i nostri punti di contatto, immaginando per esempio questo qui, questo punto di contatto che abbiamo trovato, lo uniamo con il centro, arriviamo all'asse di omologia e poi passiamo per il corrispondente P'. Sulla generatrice troviamo qui esattamente questo punto che è un punto di contorno apparente che chiamo K'. La stessa cosa se la facciamo per l'altro punto di contatto, quindi uniamo questo punto qui, lo faccio con un altro pennarello, se no poi confondiamo un po'. Ecco, tocchiamo l'asse di omologia in questo punto, passiamo sempre per il corrispondente, cosa dobbiamo incontrare? La generatrice, che è questa. Questi due sono i due punti di contatto, questo è il punto più alto e questo è il punto più basso. Possiamo a questo punto disegnare la sezione, l'ellisse di sezione, che ricaviamo intersecando, sezionando il piano, il cono, scusate, con il piano alfa dato, e questa di qua è la figura che otteniamo. I punti notevoli li abbiamo identificati, possiamo vedere adesso il contorno apparente di un cono visto da un punto al finito e da un punto all'infinito. Il contorno apparente, visto, guardiamo la figura, per esempio da questo punto P. Se io ho P' di XY, ho fatto diverse altezze perché a seconda dove si trova il punto P' nello spazio avremo un risultato piuttosto che un altro. Ritornando alla figura, abbiamo che se questo qui è P', io considero la retta che contiene P e V, quindi considero questa retta grigio. Io provo a utilizzare colori diversi nella speranza che sia tutto più chiaro per voi. Unisco quindi questa, se questa qui è la retta R' di XY, la R' mi deve unire i due punti che sto considerando, quindi il vertice e il punto P. Qui c'è la traccia, quindi questa qua è la T' di R su XY, e da questo punto traccia conduco le due tangenti all'ellissi. Quindi intercetto qui una generatrice. Intercetto qui dietro un'altra generatrice. Avrò identificato, quindi individuato queste due generatrici che delimitano quello che è il contorno apparente visto da P. Quindi se io mi trovo in questo punto, la porzione di cono che vedrò andrà da questa generatrice qui dietro a questa di qua. Questa è la parte in vista. Questa di qui viceversa è nascosta, ma se il mio punto P si solleva, quindi se è sempre ad una quota maggiore, cosa succede? Se io sono a questo punto più alto, chiaramente la mia traccia si allontana, quindi le mie tangenti vanno via via allontanandosi da quello che è questo contorno apparente, quindi la parte che vedrò sarà sempre maggiore. Quando sono a questa altezza, per esempio, se io considero la retta che contiene P e V, guardate la traccia dove va a finire, la traccia si è spostata qui, quindi da qui ci siamo spostati qui e qui le tangenti dove sono? Sono esattamente qui le tangenti all'ellisse, quindi io ho individuato due generatrici che sono queste due.
Il che significa che la porzione di cono che vedo è sempre maggiore, tutta quella che va da questo punto girare fino a questo punto. Se mi metto qui, che è esattamente in corrispondenza di questa generatrice, allora a quel punto l'unica parte che io non vedrò sarà esattamente quella in corrispondenza della generatrice, che sarà radente. E se mi metto più in alto, per esempio guardando la figura nel punto P5, vedrò tutto il cono, il contorno apparente sarà la base del cono. Andiamo qui accanto e dobbiamo verificare se il punto P appartiene al cono. Lo stesso esercizio l'abbiamo fatto anche per il cilindro. Sono esercizi importanti perché poi nella pratica costruttiva ci si ritrova ad avere a che fare. E il punto P nel caso del cilindro l'abbiamo considerato appunto un piano che è verticale, contenesse il cilindro e delle generatrici. Se il punto apparteneva alla generatrice del cilindro, allora P apparteneva al cilindro. Anche in questo caso il procedimento è analogo. Quindi, guardando la figura, se questo di qui è il cono e questo è il punto P'X, considero una retta che contiene il punto e il vertice, quindi questa retta sempre la mia solita R' di XY, e qui ho la R' che contiene V' e P'. Questa va a finire fuori, già il fatto stesso che, io qui l'ho fatta molto storta, però veniva ancora un pochettino più in qua, il fatto stesso che vada fuori questa retta vuol dire che io non sono su una generatrice del cono, infatti se il cono, se il punto doveva appartenere al piano, al cono, dovevo considerare questa generatrice che segno in blu. Sollevare T. E il punto P, si sarebbe dovuto trovare qui se avesse dovuto appartenere alla superficie conica. Viceversa, siccome è più in alto, come abbiamo dimostrato, non appartiene al cono. Nel caso del cilindro ho avuto fortuna, il punto P apparteneva esattamente ad una generatrice del cono. Andiamo avanti, abbiamo la coassialità e la simmetria. Quindi se qui abbiamo nella figura un cono rappresentato e dobbiamo identificare, intercettare, rappresentare un cono che abbia interno, coassiale, che abbia un asse minore, sempre ricorrendo alla omologia, in questo caso all'omotetia, unendo questo punto con questo, da qui basta fare la parallela e si intercetta immediatamente l'asse minore. Quindi possiamo disegnare l'ellisse, abbiamo fatto lo stesso esperimento con la coassialità tra due cilindri, abbiamo disegnato qui l'ellisse del coassiale rispetto al cono, rispetto all'ellisse data del cono dato, e quindi poi per rappresentare il cono basta condurre le due generatrici di contorno apparente e abbiamo identificato la coassialità tra due coni. Andiamo avanti. Abbiamo piani tangenti per P, distanza di P dal cono, intersezione tra cono e retta, intersezioni tra coni, intersezione tra cono e cilindro. Bene, andiamo a vedere sempre le figure che abbiamo preparato. C'è un cono che poggia sul piano XY e dobbiamo costruire dal punto P il piano tangente al cono. Come abbiamo fatto poco fa per il contorno apparente, bisogna considerare una retta che contiene sia il punto che il vertice del cono. Identificata la traccia, si mandano dalla traccia sul piano XY le due tangenti all'ellisse di base. Queste due tangenti poi mi definiranno i piani, vediamo come. Quindi, ritornando alla figura, io considero la retta che contiene sia P, quindi questa di qui è la mia affezionatissima R' di XY, questa di qui è la R'. E allora questo è il punto P' segnato, questa di qui è la traccia T' di R su XY. Da questo punto traccia conduco le due tangenti all'ellisse che sono 1 e l'altra tangente è questa. Dove vado a incontrare il piano YZ, adesso devo considerare di fare passare questo piano per il punto V. Quindi, se questo piano deve contenere il punto V, conduco una orizzontale per il punto V. Questa orizzontale, che quindi mi intercetta la proiezione di V, V' su XZ, è il mio piano alfa immediatamente identificato. Questa di qua è la T' di alfa su XZ e questa di qua è la T' di alfa su XY. Analogamente si fa per l'altro piano, quindi incontrerò qui la X', condurrò da qui l'orizzontale per V, questa volta appartenente a quel piano, quindi cambio la direzione, troverò qui la traccia e
Esattamente qui troverò la traccia e unisco poi questo punto con quello. Ho individuato in questo modo, sono questi due che ricalco in modo tale da averli più evidenti, il piano alfa e il piano beta, che sono, questa è la T' di beta su X, su YZ, i due piani che sono i piani tangenti al cono. Andiamo avanti e vediamo adesso la distanza di un punto dal cono. Andiamo alla figura, se questo di qui è il cono e questo è il punto P, io devo considerare di ruotare P in una, per un ribaltamento, quindi omoteticamente, se questa è la direzione che mi collega i due punti, omoteticamente da P' sulla asse, sul prolungamento dell'asse in omologia, ricavo P' di XY soprasegnato e quindi ricavo anche P' soprasegnato. E adesso chiaramente io devo, però non posso calcolare, non posso considerare la distanza di questo punto dalla superficie del cono se il punto è in proiezione, devo trovare il punto ribaltato, quindi la sua vera altezza. Basta riportare dal punto P' di XY soprasegnato la direzione delle zeta ribaltate e il problema è risolto. Vediamolo in figura e quindi se questo di qua è la direzione delle zeta ribaltato, ribaltate, ecco, questo di qui è la proiezione di P', quindi questo è P ribaltato, trovo, ruotandolo qui, trovo P asterisco. Da P asterisco, nel momento in cui la stessa cosa, lo stesso ribaltamento lo opero su V, quindi io qui riporto la Z ribaltata, questa è sempre la stessa direzione, proietto V' e poi lo ruoto fino a intercettare V ribaltato, o meglio V star, adesso ho V star e P star, quindi se io unisco V star con il punto dell'asse maggiore che rappresenterebbe il diametro anche della circonferenza, e da qui faccio la ortogonale, questa di qui, questo tratto che abbiamo ottenuto, è esattamente la distanza che si ricava dal punto P alla superficie del cono, la distanza che è la minima distanza. Andando avanti, se andiamo a considerare l'intersezione tra retta e cono, non cambia nulla rispetto all'esercizio che abbiamo visto col cilindro. L'unica cosa che cambia è che mentre in quel caso le direttrici erano ortogonali a XY, in questo caso invece sono oblique perché si uniscono con il vertice del cono. Andiamo a vedere la figura, quindi se questa è la retta R' di XY e questa è R', io considero una retta parallela a quella data che passa per il vertice, quindi avrò una S' di XY che è parallela alla R' di XY e poi ho la S' che è parallela alla R', questa di qua è S'. Da questo, se unisco questo punto traccia con questo punto traccia, ottengo un piano. Ecco, questo piano interseca il cilindro secondo questi due punti, quindi due generatrici. Le due generatrici incontrano la retta e i due punti di intersezione che stavamo cercando, che sono K' e Q'. E anche questo è stato risolto. Vediamo adesso l'intersezione tra due coni. E allora bisogna considerare la retta che unisce i due vertici, quindi se questa qui la chiamiamo sempre R' di XY, e la R' unisce i due vertici, quindi questa di qui è la proiezione R', se dalla traccia T' di R su XY io conduco qualunque piano che è però essere ovviamente incluso all'interno dell'intersezione della zona comune alle due basi, quindi ai due coni, qualunque piano, vediamo che mi intercetta due generatrici, una che appartiene al cono 1, che è questa, e l'altra che appartiene al cono 2. Le due generatrici si incontrano in un punto che è un punto all'intersezione. Se iteriamo questo processo, questa operazione per altre generatrici, quindi incontriamo questa qui e questa qui, ecco qui si verrà a definire poi l'intersezione
partirà dal punto comune e poi, ecco, questa sarà l'intersezione comune ai due coni. Bene, abbiamo l'ultimo esercizio riguardante il cono, poi passeremo alla sfera, e l'ultimo esercizio è l'intersezione tra un cono e un cilindro. Vediamo subito la figura, abbiamo due casi, il caso di un cilindro che sia con la base poggiante su XY, quindi verticale, con la stessa direzione del cono, e l'altro invece che è orizzontale. Nel primo caso, se consideriamo delle generatrici del cono, questa generatrice che tocca qui la base e che si congiunge con il vertice, e qui, come vi ricordate per gli esercizi che abbiamo fatto nella lezione precedente, quando ci sono intersezioni tra solidi bisogna saper leggere sempre le intersezioni che ci sono sulle basi, quindi tra le basi di una e le basi dell'altro, e da quelle poi si risale gli spigoli. Quindi anche qui, in questo caso nella figura, abbiamo che qui nel cilindro abbiamo questa intersezione, portiamo sulla verticale fino a incontrare la congiungente di una più'. Facendo questa operazione, anche in questo caso, per un certo numero di volte, noi incontreremo per punti, poi unendo otterremo lo sviluppo, o meglio l'inviluppo della intersezione, che quindi sarà anche qui una curva del genere. Passiamo a un altro argomento. Proiezione e sezione di sfera, equatore, poli, meridiani, paralleli, punti notevoli della sezione. Ecco, io ho già preannunciato che avremmo trattato la sfera, è un argomento estremamente interessante che trova moltissime applicazioni nel campo proprio della progettazione, e tratteremo con particolare cura. Il contorno apparente di una sfera, nel momento in cui noi lo proiettiamo da una direzione infinita e ortogonalmente ad un piano, rimane ovviamente la circonferenza di diametro massimo, quindi il contorno apparente della nostra sfera in assonometria ortogonale, essendo nello spazio, quindi poi possiamo assumere che l'equatore, il piano equatoriale coincida con XY, con XZ o con YZ, ma questo poi dipende da quello che si deve andare a costruire, in ogni modo comunque rimane una circonferenza. Vediamo quindi subito la sua proiezione. Nella figura, quindi, si vede evidente questa circonferenza che è rimasta in vera forma e grandezza, che ha questo asse che rappresenta poi l'asse maggiore dell'equatore. Possiamo trovarlo questo equatore? Certamente sì. Nel momento in cui noi possiamo o decidere che l'equatore si accorci, per esempio, di questa dimensione, e quindi dire questo di qui è il raccorciamento che subisce l'asse minore, per trovare la direzione della retta di massima pendenza e la direzione delle z, basta che io proietti il raccorciamento sulla circonferenza, unisca con il centro, questa di qui è la direzione della retta di massima pendenza del piano equatoriale, che poi ne possiamo assumere anche come piano XY. Ortogonalmente alla retta di massima pendenza sappiamo che c'è la direzione delle z ribaltate, quindi ritornando alla figura abbiamo che questa direzione è la direzione della z ribaltata. Questo cosa vuol dire? Che se io devo andare a proiettare una altezza, che è l'altezza equatoriale, l'altezza polare che io ho dal centro al polo nord e al polo sud, devo andare a proiettare esattamente il raggio, che è questo, per cui lo proietto sulle z'. Questa è la direzione z'. Questo di qui è il nord, n'. Analogamente, se faccio la stessa operazione per il sud, troverò che qui c'è il sud, S'. Andiamo identificando sempre i maggiori elementi della nostra sfera, che diventa sempre spazialmente maggiormente leggibile. Ritornando alla figura, se vogliamo disegnare tutto l'equatore possiamo farlo, abbiamo asse minore, asse maggiore, questa parte è quella che sta dietro ed è nascosta, la parte in vista è invece questa. Si disegna come le ellissi che abbiamo visto. Se vogliamo adesso andare a rappresentare un meridiano, il meridiano, come voi sapete bene, è quel diagonale, circonferenza di diametro massimo che è centrale, che è assiale, che contiene il polo sud e il polo nord, allora andando alla figura sappiamo che se decidiamo per esempio che il meridiano debba
passare per questo diametro in proiezione, quindi abbia qui una tangente verticale e qui l'altra tangente verticale, sappiamo anche che passa per il nord e per il sud e qui avrà la tangente secondo la direzione che abbiamo individuato un attimo prima, scelto da noi ovviamente o imposto a seconda dei casi, e anche qui ha la tangente secondo la stessa direzione. Per poter disegnare questo meridiano è necessario avere i punti di contatto con il contorno apparente. I punti di contatto col contorno apparente si identificano sempre con la stessa metodologia, trovando la direzione coordinata al diametro che abbiamo individuato, che abbiamo scelto per la costruzione del meridiano. Vediamo come si fa. Se questo di qua è il diametro che stiamo considerando, questo è in proiezione, quindi tocca l'ellisse in questo punto. Nel suo ribaltamento passerà per la circonferenza esattamente in questo punto, quindi lo possiamo andare a ribaltare, nessuno ce lo vieta. Ortogonalmente abbiamo l'altra direzione, benissimo. Se questo di qui noi lo assumiamo come y' e quindi questo di qui diventa y ribaltato a 90 gradi, troverò x ribaltato rispetto a y ribaltato e quindi poi proiettandolo sull'ellisse ricavo x'. Quindi ho x', y'. Questa è la direzione coniugata a questa. Questo meridiano su che piano si trova? Si trova sul piano YZ, quindi il suo asse maggiore a cosa sarà, a che direzione avrà? Avrà la direzione ortogonale rispetto al terzo asse, rispetto all'asse X', ovvero seguirà la direzione della traccia del piano YZ, per cui immediatamente si intercetta e vediamo che ha questa direzione. Quindi possiamo disegnare il nostro meridiano, che toccherà il contorno apparente qui, questa è tutta la parte che non vedo, che sta al di là della sfera. La sfera prende sempre di più corpo, incomincia ad essere sempre maggiormente leggibile e mi piacerebbe che dopo questa lezione in voi fosse nata la capacità di saper leggere le sfere, perché soprattutto la sfera è uno di quei solidi che quasi sempre viene rappresentato in assonometria ortogonale e quasi sempre ci sono degli errori. Vi capiterà spesso di trovare delle rappresentazioni con il polo nord e il polo sud sul contorno apparente. Ecco, mi piacerebbe che voi riusciste a percepire immediatamente l'errore perché siete ormai consapevoli di questi concetti, di queste considerazioni che facciamo insieme. Vediamo adesso la costruzione dei paralleli. Quindi, se questa è la nostra sfera, dove ho già individuato l'equatore, dove questa di qui è la retta di massima pendenza, questa di qui è l'asse della Z ribaltato, abbiamo il polo nord e abbiamo il polo sud, se io dovessi decidere di disegnare un parallelo che sia alla quota del punto K, allora individuato K', scelto oppure obbligatoriamente stabilito, questo poi dipende dai casi, sicuramente io so che questo ellisse che io sto cercando ha l'asse maggiore esattamente a questa quota, però non so di quanto misura, perché dobbiamo considerare che i paralleli sono delle circonferenze che via via vanno restringendosi in questa superficie sferica e chiaramente nel momento in cui vanno restringendosi il raggio diminuisce. Non so però di quanto, perché l'altezza del punto K, determinata K', scelto lì in proiezione, non è definita. Allora, per risolvere questo problema basta che io considero questo asse Z come il ribaltamento che io ho di quest'asse e quindi qui, in questo punto di intersezione, che rappresenta poi la proiezione di K in Z ribaltato, quindi se questo è Z ribaltato, questo è come se fosse K ribaltato e quindi il suo raggio è esattamente questo che individuo sulla sfera. Questo tratto in vera forma e grandezza io me lo vado a riportare a partire da K', quindi in questa direzione, e troverò due punti che saranno qui, sarà molto vicino perché sono ancora a una poca distanza rispetto al centro dell'equatore, e allora poi devo individuare i punti di tangenza di questa ellisse, oltre a individuare quello che è l'asse minore. L'asse minore lo individuo con la retta di massima pendenza e quindi si trova subito che l'asse minore è questo,
partire da K' ritrovo questo punto. Per quanto riguarda i punti di tangenza, so che i punti di tangenza sono laddove c'ho questa intersezione tra questo ribaltamento e l'asse polare. Quindi lo prolungo e trovo questi punti qui, che sono i punti da cui deve passare la mia ellisse. La mia ellisse, pertanto, ecco qui, lo posso proiettare direttamente e trovo l'altro punto dell'asse minore. La mia ellisse sarà questa, che individua il parallelo. Passa per questo punto, che è l'asse maggiore, tocca il contorno apparente esattamente nel punto ricavato, e questo è il parallelo. Lo segniamo in rosso. Ecco fatto. Si può continuare a disegnare sempre a quote differenti altri paralleli, arriveremo ad un punto in cui l'ellisse, il parallelo che andiamo a considerare, non avrà punti in comune col contorno apparente. Questo quando succede? Quando nel fare il ribaltamento, per esempio se io considero l'ellisse alla quota R', nel fare il ribaltamento, questa retta ribaltata, non interseca l'asse polare, come era successo qui, perché questa intersezione mi indica che ci sono due punti di contatto con il contorno apparente. E a proposito di contorno apparente, vediamo qual è il contorno apparente di una sfera da un punto P oppure da V infinito. Da V infinito abbiamo già visto che rimane una circonferenza di diametro massimo, dal punto P. Guardiamo la figura. Se abbiamo un punto P', questo punto P', consideriamo le tangenti ovviamente alla mia ellisse, quindi ho una e due, ecco, queste sono le tangenti individuate. Queste tangenti non fanno altro che determinare quello che è il diametro della, non è più un meridiano perché è una circonferenza su un piano verticale, però non passa per il centro, quindi è una circonferenza minore, ma non un meridiano assolutamente, non passa né per il polo nord né per il sud né tantomeno per l'asse. Questa circonferenza verticale per ricavare i suoi punti notevoli, quindi l'asse maggiore e eventuali punti di contorno apparente, vediamo un po' come si risolve. Nel momento in cui io ho individuato questo di qui, che è il suo diametro in proiezione, e quindi qui avrò a sua volta il diametro verticale, che direzione avrà l'asse maggiore di questa ellisse? Sicuramente avrà la direzione delle z ribaltate, perché è la direzione ortogonale al piano XY sulle quali noi stiamo. Per cui questa di qui rappresenta, passando dal centro, l'asse maggiore. Troviamo questi punti sul contorno apparente che sono reali, li andiamo a ribaltare e quindi otteniamo la loro proiezione esattamente qui, e poi li ritroviamo proiettati così, e analogamente si fa da questo lato. Se noi andiamo a considerare, eccolo qui, il punto esattamente ricavato, qui le tangenti sono paralleli al diametro che abbiamo considerato e analogamente qui le tangenti sono verticali, il punto di contatto sia con questo asse maggiore, e quindi poi possiamo disegnare la nostra ellisse che, ripeto, torno a ripetere, non è un meridiano ma è un'ellisse ovviamente con un diametro minore. Potrebbe non risultare facile vedere nello spazio questa ellisse, ma in realtà è più semplice di quanto non si pensi, perché questa circonferenza, che poi in realtà è una circonferenza, se noi immaginiamo di essere ad una distanza finita, chiaramente avremo una visione prospettica, quindi vedremo una circonferenza minore rispetto a quella diametrale. Andando avanti, abbiamo, ecco, contorno apparente da V e da P, la distanza tra P e la sfera, piani tangenti, la sfera per P. Vediamo la figura, abbiamo il contorno apparente della sfera, polo nord e polo sud, abbiamo identificato la Z ribaltata, l'equatore, e poi abbiamo il punto P' di XY P'. Se vogliamo ricavare la distanza di P dalla sfera, allora dobbiamo considerare il congiungente, il punto P, con il centro della sfera, lo ribaltiamo come
Avevamo già fatto prima, questo qua è omoteticamente ovviamente riportato. Nello stesso tempo, se andiamo a trovare il coniugato di questo asse, che è questo qui nel ribaltamento relativamente alla circonferenza, ci riportiamo l'altezza che abbiamo ricavato in vera forma e grandezza, secondo la direzione Z, questo è parallelo a questo, ce lo riportiamo qui, e andiamo a ricavare, unendo con il centro, questa dimensione che è la distanza del punto P dalla sfera, dalla superficie sferica. Nello stesso caso, se il punto dovessi averlo qui è un'altra via di esecuzione, allora considero sempre la congiungente P con il centro, vado a proiettare P in esattamente in questo modo, lo ricavo ribaltato, quindi trovo questo punto P soprasegnato, unisco questo con il centro, questa di qui è la mia distanza. Sono due metodologie diverse che però portano lo stesso risultato. Se poi abbiamo i piani tangenti per una retta, considerata in figura questa retta verticale, i piani tangenti si identificano immediatamente conducendo per la traccia della retta le due tangenti all'ellisse di base che identificano poi qui la T' di alfa di xz e qui la T' di beta su xz. Andando sempre avanti, abbiamo un esercizio molto importante che è l'intersezione di una retta con la sfera. Concettualmente, se si capisce concettualmente, il procedimento può sembrare complesso, ma in realtà non lo è. Vediamo esattamente le slide che la rappresentano, abbiamo l'intersezione tra sfera ed R. Guardiamo la figura, nella figura abbiamo la rappresentazione di una sfera col contorno apparente, abbiamo rappresentata l'ellisse che mi dà il piano equatoriale su cui è individuato l'asse x', y', z'. E dobbiamo trovare l'intersezione di questa retta R' di XY, la cui traccia si trova esattamente in questo punto, dobbiamo trovare l'intersezione di questa retta con la superficie della sfera, quindi con la sfera. Come si procede? Consideriamo un piano che contiene sia la retta R che il centro della sfera. Questo piano, che è individuato con questo puntinato proprio per cercare di leggere meglio i significati delle varie tracce, questo piano è il piano T alfa, T' alfa su XY. E la seconda traccia, chiaramente, passerà per l'origine degli assi e per la seconda traccia della retta, quindi per questo punto qui. E abbiamo T' di alfa di YZ. Quindi la retta R, abbiamo considerato il piano che contiene la retta e il centro. Questo piano avrà una traccia. La traccia, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, sappiamo che si trova con l'intersezione tra il piano alfa e il quadro. Guardando la figura, il quadro è identificato da queste rette piccole, chiaramente abbiamo questa di qui che è ortogonale all'asse Z e questa di qui che è la traccia sul piano XZ che è ortogonale all'asse Y. Troviamo una prima intersezione, esattamente in questo punto, e una seconda intersezione in questo punto. Quindi la traccia T di alfa è esattamente questa tratto punto. Consideriamo il piano che contiene, quindi il ribaltamento che contiene il diametro massimo, quindi lo ribaltiamo attorno all'origine, guardando la figura consideriamo questa traccia esattamente passante per il centro e ribaltiamo questo piano. Ribaltare il piano significa ribaltare il punto in cui la traccia del piano su XY incontra l'equatore, quindi questo punto di qui che viene ribaltato sul contorno apparente, e ribaltare la traccia che da qui viene ribaltata in questo punto. Quando io unisco, come faccio a trovare questo punto? Unendo questo punto ribaltato col centro. E trovo questo. Questo punto che io chiamo traccia ribaltata lo devo unire con un punto unito della retta R. Qual è il punto unito? Siccome sto ruotando tutto attorno a questo asse, il punto unito è questo. Unendo questi due punti, scusate, ecco questo è il pennarello, unendo questi due punti io ottengo la retta R ribaltata. Questa retta R ribaltata incontra la mia circonferenza in due punti, che sono questo e questo. Questi me li vado a riportare sulla retta R e ho trovato l'intersezione con la sfera. Bene, la lezione si conclude qui. Vi consiglio di consultare il sito internet di Nettuno, dove troverete ulteriori approfondimenti proprio in merito alla sfera e anche agli altri argomenti. Grazie, alla prossima.